235 team di aspiranti imprenditori innovativi, emersi in un percorso che è stato erogato da 25 factory. Quasi 37.000 ore di affiancamento e un investimento totale di 3,2 milioni di euro. Sono i numeri dell'intervento condotto dalla Regione Puglia e Arti dal titolo Estrazione dei talenti, che ha affiancato giovani idee imprenditoriali dalla prima progettazione allo sviluppo delle start-up, con percorsi personalizzati di accompagnamento imprenditoriale. L'ambito più gettonato è sicuramente quello digital, le iniziative sono di varia natura, insomma, dalla realtà aumentata all'agricoltura di precisione, alle piattaforme di sharing economy. È sicuramente il settore più gettonato dai team imprenditoriali. A seguire poi il settore della salute dell'uomo e dell'ambiente e per finire il settore della manifattura sostenibile. Un progetto di cui sono stati presentati i primi risultati in occasione di un evento svoltosi nel padiglione della Regione Puglia nella Fiera del Levante, come occasione di confronto e verifica di quanto avvenuto negli scorsi mesi in seno alle factory coinvolte, tra cui numerosi team imprenditoriali già avviati sul territorio. Un'occasione però anche per definire gli obiettivi futuri e le direzioni in cui è più opportuno investire. Credo che vada costruito un accompagnamento territoriale in ogni singola area del territorio, in maniera tale che riescano a emergere possibili nuovi talenti che non per forza devono creare una startup innovativa, ma possono creare un'idea innovativa, un'impresa, a prescindere se sia nei criteri delle startup innovative nazionali. E poi credo che vada aggiunta, e lavoreremo su questo, una programmazione, la fase di accompagnamento per la crescita.